Ciao ragazzi, sono Dan, bentornati sul canale. E per sfruttare la nuova postazione, la nuova casa, voglio iniziare con un video progetto cui volevo lavorare già un po', diciamo. È un'idea che forse prenderà più episodi, sempre sperando che viene giusta, come ce l'ho in mente. E riguarda un portatile. Cosa voglio fare? Questo è un semplicissimo portatile. Al momento c'è su Windows 10 installato. Qual è l'idea? L'idea è, al momento questo portatile, come tanti altri portatili, ha il lettore CD, di cui non ne faccio assolutamente nulla, perché ormai non si leggono più CD, non si, siamo nell'epoca del USB, e quindi ho deciso di comprare questo accessorio. Che cos'è? Semplicemente va a sostituire il bay, chiamiamolo, del lettore CD con un porta hard disk. E questo porta hard disk, che da fuori è, diciamo, simile sì, DVD, ti dà l'impressione che ci sia un DVD, ma in realtà poi i tasti si schiacciano, non c'è niente, perché questo poi verrà abitato all'interno. Vorrò metterci questo altro SSD, perché ne ha già uno di SSD dentro con Windows 10. In questo SSD, che verrà montato qua all'interno, ci sarà poi installato, ah, ecco perché non entrava, perché c'è un bellissimo cacciavite, perfetto, non l'avevo neanche visto, dicevo, caspita, non entra, adesso lo sto provando, li installerò, se riesco, perché questa è la prima volta che proverò a fare questa cosa, lo farò con voi, macOS. L'ultima versione che c'è al momento, che è Catalina, che è la 10.15 se non sbaglio, e quindi sarà un Hackintosh. A questo punto, l'ultimo step, siccome non ci sono più spazi poi per mettere queste cose, voglio andare un attimo oltre e con questa piccola chiavetta, che in realtà è di ben 64 giga, vorrò fare un sistema Linux in modo tale da avere la portabilità di Linux, e siccome io di Linux, ammetto, in realtà l'ho visto pochissimo, ho testato Ubuntu qualche volta, ma non lo conosco, voglio provare a impratichirmi, anche perché vi consiglio vivamente, ho finito di vedere, ho quasi finito di vedere Mr. Robot, con la quarta stagione, e se vedete Mr. Robot volete assolutamente imparare a fare quelle cose di hacking, quindi voglio avere anche Linux, poi vedrò con voi quale distro installare e vediamo se è possibile fare un sistema solo su chiavetta, quindi senza avere un altro disco a portata di mano. Per quello che penso di fare, credo sia fattibile perché non andrei a fare cose pesanti su Linux, ma la base per impararlo e per fare qualcosa in più, magari sempre a livello di hacking, cose simili. Quindi avremo un sistema. Un portatile con Windows 10, Hackintosh con Catalina e Linux in chiavetta. Quindi perfetto, il primo step, e probabilmente sarà il primo video, poi vedrò come dividerlo. Bisogna smontarlo per attaccare il bay. Allora, iniziamo. Allora, per arrivare a smontare il nostro caro lettore CD, c'è da fare un bel viaggio fra viti e parti varie da togliere, perché questo lettore, come tutti i portatili, in realtà si sfila e per sfilarlo c'è una vite, dovrebbe essere a questo livello, per poterlo sbloccare, perché poi il lettore viene, volendo voi lo potete cambiare il lettore, potete metterne un altro o potete in questo caso mettere l'altro attacco che in realtà ovviamente queste operazioni non sarebbero da fare se il vostro portatile è in garanzia e tutto, perché voi il massimo che potete fare è come sempre sui PC e non sui Mac, è di aprire il vano qua, che quasi tutti i PC hanno, adesso non so se ce l'hanno fatto qualche portatile, magari quelli ultra sottili non ce l'hanno più, ma qua potete cambiare hard disk e RAM. Ora cercherò di vedere se riesco a far
fare tutto in autonomia, ma ho il dubbio che dovrò vedermi qualche spiegazione online per capire come si aprono certi passaggi. Facciamo di vedere. Ok, sono riuscito ad aprirlo. È un pochettino sporchettino, ma adesso gli do una pulita. È un portatile molto molto semplice di base, perché qua parliamo di un Core i3, se non ricordo male, che comunque io ho scritto le specifiche. Qua ci sono due banchi di RAM da 4 GB PC4 2004 e qua abbiamo il nostro caro lettore CD. Una pulita veloce, ma tutto sommato non so se sia il caso di, già che ci sono, aprirlo e dargli una pulita, anche mettergli la pasta nuova. Però già che sono qua potrei fare questo lavoro. Ho la pasta un po' più da battaglia, però tecnicamente dovrebbe andare. Adesso vediamo se riesco ad aprirlo. Qua mi avvisa che non devo fare sta cosa, ma ti preoccupa. La mia garanzia è andata in questo momento, perfetto. Adesso è andata, quindi finché non facevo sta roba qua non era andata. Iniziamo a togliere questo della ventola. Io suppongo che alzando questo prendiamo tutti insieme. Così quasi magari più avanti vi faccio pure una pulita alla RAM, magari riesco ad arrivare a 16, però anche lì avere tanta RAM è relativamente utile, perché per un computer così, con un processore di questo tipo, comunque sia si avrà sempre una limitazione hardware. Ah, non era attaccata da dentro, perfetto. Quindi
una colonna. Si vede che la pasta è una bella appiccicata. Ovviamente tutto sommato mi sembra in buono stato, eh? Allora, una pulita e metto la pasta nuova. Allora, faccio una cosa molto alla buona, che so che non sarebbe, però ovvero non ho alcol niente purtroppo, perché finisco così alla buona, anche perché è talmente secca che viene via, immaginavo, un colpo. Ci sono quelle paste di base che mettono, sono terrificanti, però via. Il problema di un portatile non è tanto la pasta, ma è quanto il fatto che si è chiuso tutto così e non c'è modo di farlo respirare altrimenti. Questo vedete è il qua, tra l'altro è stato applicato un adesivo che espone solamente il processore e la GPU. La GPU qua è fia, non avete neanche il rischio di far danni, cosa è possibile far danni qua, finché non prendete l'acetone e glielo buttate sopra. Bisognerebbe usare l'alcol isopropilico che io non ho, però chiediamoci, non è che stiamo qua a fare overclock in spinto, tanto dobbiamo una bella pulita e mettere un pochettino di pasta nuova per il culo. Sicuramente meglio di come ha detto, e guarda, è anche trappato, non so se si vede. Pasta dissipante, eccola qua, quella proprio della battaglia, un pochettino. Tanto poi chiudendo adesso. Poi chiudo solo. Tanto l'idea è che quando si chiude si sparma lei come non ti serve. Tanto qua di cosa stiamo parlando, ripeto, è un i3 da un corso forse, che non ne vede più, non mi ricordo più. Lasciamo giù così, perfetto. Adesso andiamo ad abitarli. Senza stringere tutto. È una cosa in più, questa che ho fatto, questa cosa già qua, non mi capiterà più, mi auguro di aprirlo perché vorrei fare qualcosa bene subito. Tra l'altro un dubbio è che nel robo, tra l'altro potevo anche lasciarlo al disco e tutto, se sentivo, vabbè. E il bay qua del lettore CD lo vendono in più altezze. Io mi auguro di aver preso quella giusta, perché c'era da 9, da 9,5 e da 12. E io ho preso 9,5, quindi credo sia giusto. Qua si dovrebbe trattare di togliere delle viti
Io ne vedo solo. Io vedo solo queste. No, aspetta. E trovo questo. Praticamente già così. Ah, perfetto. Vedete, sbutta via. E ora arriva il momento del... il bay per mettere il database. Allora funziona così: SSD, porta SSD, faccio vedere in dettaglio. Usiamo il suo comodo cacciavite, qua sotto lo vedete, se non so se mette a fuoco. Qua c'è un jumper. Quando c'è un jumper vuol dire che c'è qualche impostazione che si deve fare. Io lo proverei così. Vediamo cosa succede. Perché innanzitutto devo farlo vedere a Windows, così posso formattarlo. Se non lo vede Windows, lo vedo anche l'installazione. Qua sta dentro. Il cacciavite si rimette qua. Questo poi ve lo link sotto, lo trovate su Amazon. Come dicevo prima, dovete cercare di misurare, voi aprite il bay, cercate di misurare questo spessore e cercate di, solitamente da quanto ho capito, il 9,5 che utilizzate. Allora, prima di fare questo devo staccare questo di qua. Pensate che questo bellissimo cacciavite non è quello della Xiaomi, ma è questa marca qua, e l'ho trovata al Bennett, l'ho pagato pochissimo, 19 euro. Dai, Vi starei chiedendo, ma perché non ho usato questo fino adesso? Non lo sto chiedendo anch'io, perché ce l'avevo da sotto e mi sono dimenticato che l'avevo messo qua. Perfetto. Ok, il nostro archivio si è messo. Speriamo che quel dannato jumper vada bene, perché sennò è un delirio. Ritornare qua e ripartire. Adesso io tolgo questo, ragazzi, che cazzo ci metto da... Posso mettere quello? Perfetto. Voilà. Vedete la scuola che viene giù e incastra. Perfetto. Miseria. Speriamo funzioni ancora. Thank you.
Perfetto, adesso con il secondo dismontato proviamo ad accenderlo. Vediamo. Fammi nel BIOS. No. Vabbè, anche se non va nel BIOS comunque dovrebbe vederlo il sistema. Lo vedo, eccolo qua. Però è ancora da formattare, ancora da fare, perché questo qua di base ha 500 giga, lui ne vede 464, ma questo qui disco 1 ha 220 giga, 250, non mi ricordo più. Poi tanto comunque dovrò riformattarlo quando farò l'installazione del macOS. Ok. Eccolo qua. Volume D. 223 giga. Ok, allora lo rimonto tutto e passiamo al prossimo step. Perfetto, adesso abbiamo tutto quello che ci serve per iniziare la trasformazione. Allora, c'è l'SSD montato all'interno, funzionante, disponibile già, al momento già formattato, ma in realtà non dovrò riformattarlo perché, come sapete, il macOS ha il suo file system che va a scontrarsi con quello di Windows, perché ovviamente non collaborano completamente. Cioè potete vedere alle volte, anzi, se non ricordo male, si vede il file system NTFS sul Mac, ma forse quello del Mac non si vede su Windows, però non vi permette di fare la modifica dei dati, è solo in visione quando ho fatto una chiavetta, intendo. Però questo SSD che ho montato oggi al posto del lettore CD, durante l'installazione del macOS sarà da formattare e da fare in Mac steso journal, o se no forse nel nuovo formato. Direi che per questo episodio ci fermiamo qui e nel prossimo iniziamo l'odissea verso l'installazione del macOS, che magari va di fortuna e si riesce in un colpo solo a far andare tutto. Ovviamente il mio fine, come dicevo all'inizio, non è poi di avere un MacBook Pro su cui lavorarci pesantemente tutto il giorno, è di riuscire innanzitutto, come progetto mio personale, di fare Windows, macOS e Linux tutto sulla stessa macchina, sul tuo stesso portatile anzi. E secondo, perché alle volte magari mi capita di dover avere a che fare con software del Mac o chi mi porta un hard disk o cose simili su cui bisogna lavorarci un attimo sopra, e con Windows diventa un po' un casino fra software da installare, cose simili. Allora avvio il macOS e ho degli utility o il sistema direttamente già pronto, e quindi posso usare quello, così come può essere per Linux e cose varie. Quindi vediamo nel prossimo episodio l'installazione e tutti i drammi che può portarsi dietro. Allora, ci vediamo. Ciao!